Buonasera, signore e signori, grazie di essere qui con noi. A nome dell'orchestra, praticamente vi ringrazio, sì, e questo è il primo concerto di una stagione che l'orchestra torna a fare dopo tanti anni nel teatro di Treviso. Una nostra stagione, come avete potuto vedere dalle locandine, dedicata a degli elementi della natura. Questa sera la goccia richiama l'aria, poi avremo l'acqua il 18 di giugno, in ottobre, novembre, dicembre sarà la volta della terra, della natura e dell'energia. Che dirvi, vi aspettiamo a tutti gli altri appuntamenti. Ringraziamo come orchestra il sindaco di Treviso, che questa sera aveva un altro impegno e ci ha ospitati nella sua casa, ci ha dato modo di tornare appunto a suonare in questo teatro che ci ha visti nascere ancora negli anni Ottanta. Ringraziamo la Regione del Veneto che ci sostiene e particolarmente questa sera ringraziamo due persone fantastiche che sono i due solisti che sentirete tra poco, il maestro Mario Stefano Petrodarchi e il maestro Alessandro Carbonare, due amici e due grandissimi musicisti. Ringraziamo il maestro Titotto che dirige l'orchestra ormai da anni e che dirvi buon ascolto e vorremmo rivedervi tutti nei prossimi appuntamenti. Grazie.
Mario Stefano Pietrodatti, da questi splendidi ragazzi della Filarmonia Veneta. Che dire, è una grandissima emozione anche da parte mia essere partecipe di questa inaugurazione, di questo primo concerto della stagione, che l'orchestra mancava da oltre 20 anni, quindi davvero un grandissimo piacere, un grandissimo onore condividere questa sera questo palco. E il programma è abbastanza interessante perché è formato da musiche scritte per questa notte, per questo concerto, e musiche come il primo brano che abbiamo appena eseguito, che non sono scritti per questo organico, ma per un organico davvero grandissimo, grande orchestra sinfonica, senza solista. Mi sono innamorato di questo brano perché ha dei temi eccezionali e quindi ho cercato di trascriverli per solista e orchestra, quindi era di Astor Piazzolla, Tangaso. Poi mano a mano, durante il corso della serata, li andrò a presentare i brani. I prossimi due sono due stagioni dalle 4 stagioni Porteglie di Buenos Aires di Piazzolla. Il primo è Inverno Porteño, il secondo è Verano Porteño. Quando Alberto e i ragazzi dell'orchestra mi hanno invitato, cercavano qualcosa di davvero speciale. Io ho avuto già modo di lavorare con loro durante l'estate scorsa e quindi ho proposto un amico, uno dei più grandi musicisti che abbia collaborato, che abbiamo avuto modo di condividere un palco bellissimo l'anno scorso in occasione dell'Expo di Dubai, al fianco di un'altra musicista incredibile che è Gloria Campaner. E da lì abbiamo iniziato a paventare l'idea di provare a farci scrivere qualcosa per noi. Infatti nel corso del concerto poi andrò ad introdurre dei brani scritti appositamente per noi due con orchestra. Grandissimo clarinettista, il primo clarinetto nelle migliori orchestre in giro per il mondo, era a Parigi, era anche a Berlino, a Vienna, ora è un'eccellenza della nostra orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. Mi è doveroso introdurre Alessandro Carbonaro.
appena indicato che sono stati iscritti per questo concerto. Quando è nata questa volontà di suonare qualcosa con l'orchestra, con Alessandro, ho cercato di parlare con alcuni dei compositori che ammiro, che stimo e già ho eseguito del repertorio. E uno dei primi è stato Martin Palmieri. Martin è musicista giovane, all'incirca di 50 anni, e nasce come pianista, poi prende il percorso della composizione e ad oggi con Carl Jenkins e Michael Nyman è uno dei compositori più eseguiti. Lui ha all'attivo oltre 250 esecuzioni all'anno di una misa tango, una messa nello stile tango. Con lui ho avuto l'opportunità di registrare dei dischi incredibilmente belli con la sua misa tango, magnifica, delle quattro stagioni che sono state scritte per me. E quando ho parlato di Alessandro, a lui è venuto subito in mente di scrivere qualcosa dai quartieri di Buenos Aires. Lui ha scritto qualcosina che mi ha mandato per descrivere questi due movimenti dai quattro movimenti che sono i quartieri di Buenos Aires. Il primo che andremo ad eseguire è il titolo di San Telmo e lui mi scrive che è uno storico barrio della capitale argentina, uno dei quartieri più antichi della città e quello che meglio ha conservato l'antico aspetto coloniale. La decadenza di San Telmo non si arrestò nemmeno nel XX secolo, tanto che nel 1957 l'architetto Antonio Bonet avanzò la proposta di demolire i vecchi caseggiati coloniali e di costruire al loro posto una serie di blocchi residenziali. Questo è il primo movimento che ha il titolo di San Telmo e successivamente andremo ad eseguire Recoleta, che sempre Martin mi dice che è un quartiere di lusso di Buenos Aires, facile da percorrere a piedi, è rinomato per le residenze in stile parigino, i palazzi signorili e le boutique eleganti. Una delle attrazioni principali, sembra strano, ma è il cimitero, con le tombe spesso estremamente stravaganti di famosi personaggi nazionali come Eva Perón. Il Museo Nazionale delle Belle Arti espone capolavori di artisti argentini, mentre il Centro Culturale Recoleta ospita mostre contemporanee all'avanguardia. Quindi, di Martin Palmieri, in primissima esecuzione, San Telmo e Recoleta. Grazie. Thank you.
istituzioni. Ed è davvero interessante questo connubio che lega questo repertorio, perché prossimo a un compositore italiano, e anche con lui ho avuto l'occasione di eseguire già tantissima musica del suo repertorio, delle sue composizioni. Ho avuto modo di suonare il concerto per bandoneone e orchestra a Londra, il doppio concerto per bandoneone, chitarra e orchestra in Armenia, a Yerevan, e quindi legato da una fortissima amicizia da questo compositore trentino che è il nome di Roberto Di Marino, abbiamo chiesto questo brano, che è davvero molto particolare, con una grandissima carica, tanta energia positiva, al titolo di Eolia. Grazie. Scusate, interrompo un po' d'audio qua. Pensate che storicamente, prima ancora del bandoneone, era il clarinetto che era lo strumento principale di questo genere musicale. Quindi l'unione tra questi due strumenti storicamente ci sta tutta, ed è per questo che così ci è venuto in mente di fare questo esperimento, che a noi piace tanto e secondo me funziona veramente bene. E quindi grazie veramente. Bravo. Thank you.
di Corpegna, quindi all'inizio abbiamo fatto inverno e verano, e per concludere il concerto Otogno Corpegno.